Si è svolto ad Avezzano un vertice per la salvaguardia dei tribunali minori d'Abruzzo, di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, che a seguito della riforma della geografia giudiziaria sarebbero destinati alla chiusura. Il Tribunale dell'Aquila da una parte, il Tribunale di Chieti dall'altra, come il, sotto il profilo obiettivo, qui non stiamo facendo neppure una lotta di campanile, obiettivamente l'Aquila non ha la possibilità di ricevere il Tribunale di Avezzano sul Mona, come Chieti non ha la possibilità di ricevere il Tribunale di Vasto e Lanciano. Sono argomenti obiettivi. Peraltro in questo disegno di legge è previsto anche la compartecipazione dei comuni. Insomma, il principio che vogliamo far passare, siccome il taglio dei tribunali avviene secondo una logica eminentemente economica, bisogna risparmiare, costano troppo, vogliamo esonerare, diciamo, sollevare dalla discussione questo elemento. Quindi poi, se non è più una ragione economica, ci facciano capire qual è la ragione, perché sul piano dell'efficienza i tribunali minori dimostrano, almeno quelli abruzzesi, dimostrano di essere tra i più efficienti d'Italia, e quindi dove non si fanno troppe cause e non si accumulano troppe questioni e si riesce invece a smaltire, a dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli ai cittadini. Se è un problema economico siamo pronti a farcene carico, e io spero che anche questo argomento possa essere decisivo per chiudere la vicenda positivamente. Scatta anche l'allarme del sindacato dei carabinieri Unarma in merito alla soppressione dei quattro tribunali abruzzesi. Il sindacato infatti esprime la propria preoccupazione circa le ricadute negative che tali chiusure avrebbero sulle attività svolte dalle forze di polizia, alla luce delle bocciature delle varie proposte tese alla proroga fino al 2024 delle piante organiche dei tribunali abruzzesi. Peraltro noi abbiamo ancora un problema molto importante di disponibilità degli spazi. I tribunali di Chieti e dell'Aquila non sembrano pronti ad accogliere gli altri quattro tribunali soppressi, e si creerebbe un problema, non solo quello normale che è sempre avvenuto e dove si è applicata questa soppressione, si è già dimostrato quanto impatto negativo ha il trasferimento degli archivi, del personale, la riorganizzazione degli uffici. Quindi si paga un prezzo nell'immediato molto importante, a maggior ragione in posti dove si sta ancora facendo, come all'Aquila, completando la ricostruzione post-sisma, o a Chieti dove gli spazi sono già oggi insufficienti per il tribunale attuale.